questa sera a Palazzo Tursi un convegno sulla sicurezza. Forse non tutti sanno che parlando di sicurezza si parla anche di bullismo. Esattamente, noi ci occupiamo anche di bullismo già da diversi anni e lo stimolo, quello che ci ha portato a parlare e a trattare il bullismo appunto, sono stati i genitori. Difficilmente sono arrivati i ragazzi da soli ad avvicinarsi a noi. I genitori ci hanno portato i ragazzi, ci hanno portato diverse esperienze purtroppo, e quello cui ci siamo resi conto è che il bullismo avviene principalmente nelle scuole. Le scuole sono un ambiente in cui il ragazzo si trova in maniera forzata insieme a delle altre persone. Purtroppo, magari perché un po' la timidezza, un po' magari essere un pochettino più piccolo come statura, o quello che semplicemente non va in giro sempre, solo esclusivamente con vestiti firmati, vuol dire essere diverso. Essere diverso non è solo essere diverso dal punto di vista fisico o quant'altro, ma diverso dal punto di vista mentale. Ci siamo resi conto che appunto con un lavoro proprio sul preconflitto, quindi non senza arrivare poi a parlare solo esclusivamente di come riuscire a difendersi, ma come riuscire a rapportarsi con un ambiente, un gruppo forzato di persone, il sapere dire no, un no autorevole, semplicemente riuscire a dire no, il sapere quando dire basta, lo scherzo finisce lì, il gioco finisce lì, altrimenti è un degenero. E quando inizia il degenero la situazione sfugge dalle mani e non si sa più come riuscire ad affrontare la situazione. Tra l'altro i bulli partono da episodi, diciamo così, tipo prendono in giro i ragazzi, poi cominciano a chiedere il pizzo e poi arrivano alla violenza vera e propria. Esattamente, abbiamo purtroppo avuto riscontri di qualsiasi genere. Il ragazzo che si impermalosisce immediatamente è facile che poi venga bullizzato, che sia un oggetto di critiche e di prese in giro continue, e appunto dal nulla diventa una cosa enorme. E voi quanti ragazzi avete nella vostra associazione ai quali insegnate appunto a combattere il bullismo? Attualmente ne abbiamo una decina. Nell'arco degli anni ovviamente vanno e vengono. Per fortuna questi ragazzi, a me piace stare insieme ai ragazzi, quindi questi ragazzi li sento ancora, ormai stanno diventando degli uomini e vedo che hanno completamente cambiato atteggiamento dal momento in cui li ho conosciuti, ovviamente. C'è stata proprio una maturazione a livello personale. A quanti anni li hai conosciuti? Allora, i più piccoli che sono arrivati da noi sono intorno ai 11-12 anni. La fase critica che abbiamo notato in realtà è verso le superiori, l'inizio delle superiori, quindi 14-15 anni. Quindi diciamo i più colpiti sono gli adolescenti? Per quanto abbiamo potuto vedere noi, sì, quelli che sono arrivati da noi sono gli adolescenti, assolutamente. Grazie.